Diteci sì, 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 sì. Vabbè, Stefania ci ha risposto, quindi a meno che non sì. È andata a fortuna, cioè. A fortuna, no, no, no. Oppure ci ha letto solo, perché siamo, ricordiamo, sulla pagina Radio Terra o nei rimatti. Eh sì, sì, siamo sempre qua. Spero che ci state sentendo e che non parliamo solo per noi. Io sto ancora con gli occhi a cuoricino, perdonatemi, questa canzone mi lascia lo strascico. E allora, ricordiamo l'oggetto misterioso. Allora, l'oggetto misterioso. C'è ancora un po' di tempo. Sì, abbiamo dato degli indizi che sono che praticamente c'ha le pale, delle pale. E diciamola bene. Costituito da e le coppette. E le coppette. Sì, o le pale o le coppette o le pale e le coppette insieme. Ah, le pale e che le che sono coppette. In continuo movimento. Avete ancora un po' di tempo. Scriveteci. Girano le pale. Girano le coppette. Qualcosa che fa girare le pale. Ecco, e le coppette. E le coppette. Ok, ma ora ci cose sentono. Fanno girare le ora, pale ora hanno detto che praticamente ci sentono, eh? Ricordiamo okay. Che molte cose bene, ultimamente quindi, fanno girare le pale. Quindi avete di che scrivere, avete ancora un po' di tempo. Mi ma perché mi sei preso il mio? No, veramente è scomparso uno. Sono proprio le tue. Adesso tocca a me. È mio! Allora, non litigate per il copione. Copione, poi sono delle notizie. E allora andiamo a leggere la nuova. La nuova notizia. Mi era caduto il copione, perdonatemi. Litigano la nuova sul copione. Litigano per il copione. È andato profondo. Eccolo qua. Ecco, l'hai visto? Io ma io voglio il mio, questo è il mio, questo è il tuo. Vai via. Sporco, però questo è. E invece andiamo con la prossima notizia che arriva direttamente dalla Serbia. Non urliamo che rompiamo le casse. Rompiamo le casse alla gente. Rompiamo le casse, girano e le allora, pale. E quindi la prossima notizia che ci arriva direttamente dalla Serbia, dove Bratislav Stojanovic, un uomo di cittadinanza serba di 43 anni, vive nel vecchio cimitero della città di Nis da più di 15 anni, pensate. Ex operaio edile, Bratislav ha perso la sua casa per i debiti e ha iniziato a vivere in luoghi abbandonati. È un'idea anche per noi, perché secondo me non siamo tanto lontani dalle condizioni sì, della Serbia. Sì, perché voglio dire, sotto i ponti alla stazione ci vanno tutti. È quello che ha detto. Questo fino a 15 anni fa, quando ha preso la decisione bizzarra di sistemarsi nel vecchio cimitero della sua città natale, dove dorme all'interno di una tomba. Quindi sono già 15 anni che si trova bene, resta lì. Infatti l'uomo ha avuto modo di raccontare così la sua scelta, non senza un pizzico di humor nero. È un luogo asciutto e caldo, ho anche un po' di luce e tutte le mie cose. Non è una reggia, ma è più confortevole della strada. Non mi spaventano i cadaveri, mi spaventa la fame. E se dovessi morire, giustamente, sono già qua. È pronto per l'uso. Però non è male, sai, anche guardando un po' le nostre strade, con tanti barboni purtroppo che vivono per strade, spesso proprio recentemente è stato trovato uno morto, purtroppo, probabilmente di freddo, magari sempre meglio una tomba che andarci da vivo. Non so chi di voi ha visto la valigia sul letto. Quella di un lungo viaggio. Sia sul grande schermo che a teatro. Dove l'hai vista tu? No, io l'ho vista sul piccolo schermo. E poi gli attori sono gli stessi. Sì, vabbè, voglio dire. Sì, in effetti, sì, Edoardo Tartaglia ha raccontato qualcosa di simile. Sì, praticamente vengono sequestrato da quella che faceva il cane lì, quella con le orecchie tagliate. L'attrice ce l'abbiamo anche sulla nostra pagina Facebook. Nunzia Schiano, bravo, non mi veniva il nome, che praticamente si presenta con questa camicia da notte col materasso in mano. E quindi, come vediamo, spesso la realtà supera l'immaginazione di Tartaglia in questo caso. Vogliamo, visto che abbiamo qualche altro minuto, vogliamo ricordare qualcosa delle programmazioni dei teatri a Napoli? Cosa possiamo dire? Innanzitutto, cosa c'è al nostro? C'è al piccolo teatro Massimo Troisi. Sabato ci sarà il concerto di Enzo Colursi, che presenta praticamente il suo nuovo EP. Stazione Centrale. Vi aspettiamo sabato al piccolo teatro Massimo Troisi al largo delle Mimose numero 11. Spargete a che ora? A che ora? Alle 21. Ok, data unica. Data unica, sì. Sì, lui è come Paganini, sì, non si ripete. Non si ripete, non si ripete. Invece... Però comunque lui va in giro, è spesso al Cellar. E poi fa altre tappe. Privilegiate bravissimo. Le vostre orecchie. Si ripeterà invece fino al 24 febbraio il consiglio teatrale che vi diamo per questa settimana. Uno dei consigli teatrali che è appunto al Teatro Bellini. Domani sera ci sarà la prima di A Santa Lucia, versi, prosa e musica di Raffaele Viviani. E tornerà nella sua città il grandissimo Lello Arena con Geppi Graieses e Marianella Bargigli. Appunto una sorta di riproposizione di questa commedia musicale di Raffaele Viviani in tre atti. Datata ormai, no, ambientata nel 1919. Domani sera appunto ci sarà questa prima teatrale. Per il resto in giro cosa c'è? Al c'è Teatro tanto, Mercadante c'è tanto. Arte di Yasmin Reza,
Però noi siamo degli improvvisatori nati. Te ti devi ancora abituare a stare in mezzo a noi, soprattutto a stare a fianco a me. Infettando. Che ti arrivano delle bordate allucinanti, che ancora ti devi abituare al mio carattere. Ah. No, non mi sei abituato. Ancora ti devi abituare al mio carattere un po' strano. Impareremo. Imparerai. Più in là ricordiamo che sveleremo l'oggetto misterioso, ragazzi. E vi ribadiamo l'appello alle band emergenti. Le band emergenti, sì. Inviate i vostri pezzi musicali, che ogni lunedì verrà passato durante la diretta. Come stasera, che passeremo il brano di Flavia Soica, se all'ascolto, oppure magari scriviamo l'assistente efficiente, dico solo efficiente perché no, lei la è la segretaria efficiente ed efficiente, che stasera sta con i piedi a terra. Guarda, quando non me lo dimostra, c'hai i tacconi. Che 70 quel tacco, 80, 120, boh, non lo so, 2,15 metri. È tutto tac, ma perché te ne cosci? E invece torniamo per un attimo. È bellissima la nostra Diana. Torniamo per un attimo in atmosfera sanremese, trasmettiamo il brano che ha vinto. Vai. È piaciuto? Marco Mengoni, L'essenziale. È piaciuto? Sì, molto. Sì, molto. Ce la sentiamo, Marco Mengoni con L'essenziale. Di che per me sei l'essenziale. Marco Mengoni ha vinto. Era quella che vi piaceva di più? Sì, anche quella dei Modà. Mi è dispiaciuto che sono arrivati al terzo posto. Sì, però anche a me piacciono i Modà. Però queste due canzoni del festival un po' di meno, sinceramente. Allora, quella di Mengoni era molto più bella quella dell'anno scorso. Assolutamente. Il rimatto era molto bella quella dell'anno scorso. Questa sinceramente era molto bella rispetto a quelle che sono state presentate. Comunque approviamo questo trionfo di Marco. L'ennesimo in 4 anni, il terzo vincitore, il terzo che previene da un talent. E quindi... Ma anche perché Marco Mengoni ha sempre vinto. Ragazzi, ha vinto a X Factor, ha vinto l'anno scorso, ha vinto quest'anno. Sì, però 3 Sanremi negli ultimi 4 anni vinti dai talent. Ti fa capire in che direzione sta andando la musica. Vabbè, voglio dire. Sperando che diventi sempre meno prodotto e più. Ma ti dirò, per esempio, anche Chiara. Chiara ha una bellissima voce. Io ho visto quando è stata provinata e lei si è presentata addirittura senza togliere il cappotto perché era sicura che venisse scartata. Invece poi quando ha cantato addirittura Rudy Zerbi si è commosso, si è emozionato perché aveva una voce talmente calda che lui ha detto di non aver sentito una voce del genere almeno negli ultimi 5 anni. Non l'ha sentita una voce così. Magari la mossa del cappotto è servita, magari anche per fare scene, non ci credo. No, vabbè, ma lei era proprio timida, era riservatissima, sai. Ci incamminiamo nella nostra... Volevo salutare una persona. Sì. Gennaro, detto Lallo. Lallo. Persona. Sì, sì. Gennaro, detto Lallo. Bah. Se mi stai sentendo, mandami un bacio. Se fossi Lallo, non sarei contento di questa cosa. Essere chiamato Lallo. No, di questo saluto con questo tono. Sì. È perché praticamente è una vendetta. No, assolutamente. È una persona squisitissima che ho conosciuto stasera. È una persona fantastica. Cioè, spacca. Ragazzi, spacca. Allora, un saluto a Lallo. A Lallo. E noi ci incamminiamo verso il rosa. Ci piano incamminiamo. Piano. Ha detto incamminiamo. Io non mangio, sta vicino. Partiamo dal soft stasera. Partiamo dal rosa. Era e poi andiamo a finire al rosa. Il rosa, chi lo dice il rosa? E la dico io il rosa, io sono la più romantica. La romantica. Allora, come diciamo che pure la mia è rosa comunque. Dai, allora dici tu questa qui della Thailandia. Questa è quella soft, il prossimo blocco. Tu casomai No, questa è JTM per il blocco hot. Questo è dopo, che stai svelando? Vabbè, comunque ci sta. Fai la dico io? Allora, Thailandia, bacio record di San Valentino, oltre 58 ore senza sosta. Mamma rugar, ma come si fa? Non potevano dormire e non potevano neanche andare in bagno. Beh, tutto a un prezzo. Intanto si sono messi $3,300 in tasca e credo siano. Avranno avuto problemi. Euro. Problema alla vescica, problemi alla prostata. Alla salivazione. A di tutto. Non te ne vedi bene nemmeno dei $3,300 dopo, in effetti. Toccato un baricino. Colluttorio, qualcosa per scollarti, qualcosa per scollarti. Di schifo, ma non. E invece dai, la seconda notizia rosa.
Vado io? E tu? Vabbè, ci sono rosa scuro, dai. I Cookie Sutra, molto carini. Ho visto la copertina del libro. Cookie Sutra? Sì, la copertina del libro che mi ha postato Diana, che è molto carina, perché ci sono questi personaggi che sono proprio il pan di Zenzero. Non so se vi ricordate Shrek. Sì, biscottini di pan di Zenzero. Sono proprio loro due in posizioni, diciamo, hot, copulative. E quindi appunto la notizia bella, Fornicavano. E appunto erano fornicatori. C'è stata questa edizione di questo libro dove sì, adesso parte l'ora, è finita, ha fatto l'orario. E appunto queste posizioni vengono spiegate da questi biscotti pan di Zenzero che si cimentano in posizioni classiche. Magari è pure bello, è un modo per sdrammatizzare anche chi va a comprare un Kama Sutra. Sì, non proprio anche classiche, non proprio tutte classiche. Magari se lo trova un bambino in casa non capisce, quindi lo puoi tenere anche tranquillamente nello scaffale. Sì. Diciamo che ci sono anche cose un po' più un po' meno fattibili. Proprio sì, ci sono vari livelli, però sai, è un po' importante non sbriciolarsi come un biscotto. Che battutaccia. L'unione detta coda dello struzzo. Non la conosco. questa è una notizia. Invece, la cosa curiosa invece è che è tutto organizzato come un vero e proprio ricettario, dettagliato su ingredienti e modi di preparazione, dove la fantasia si libera, quindi anche le cosiddette posizioni, anche questa che tu non conoscevi. No. Cercasi spiegazioni per la posizione coda dello struzzo. La capra in da sabbia. No, quella è la coda dello struzzo. Ah, no. Capro struzzo, Carlo. Vabbè, per conoscerlo. No, la testa sta dentro, la coda sta fuori. Quindi automaticamente. No. E non è così, secondo me. Chi la spiega? Per piacere, qualcuno che spiega la coda dello struzzo. Sa che siamo impreparati, però per conoscerla possiamo andare in libreria. In Italia ha pubblicato De Agostini questo libro, diviso in 3 capitoli. E appunto, finalmente veniamo a conoscere questo, come praticamente si svolge questa posizione. Se avete voglia di assaggiare la coppia di Zenzero, si possono comprare anche le formine. Vabbè, queste su Amazon. Le formine, sì, dai. Le formine troppo come precise. Come si chiamano? Dai, leggila tu, dai. Come si leggono? Ah, le formine Nati Kama Sutra Cookie Cutters. Bellissimo. Ecco, dillo veloce. Nati Kama Sutra Cookie Cutters. È assorta. Questa mi ha spiazzato. E allora, anche per dare un po' di riposo a Lori che dà i primi segni di squilibrio mentale. Siamo un po' in anticipo, però adesso c'è la nostra maniera di fare gli auguri a un amico. Sì, perché praticamente dovete sapere che domani, domani è il compleanno di un grande attore, è stato un grande attore comico. Un angelo conosciuto, che è andato via troppo in fretta. Sì, conosciuto in tutto il mondo per la sua semplicità e per il suo napoletano. Pensa che addirittura quando gli chiesero: ma tu quando hai cominciato a fare il regista? Non vorrei sbagliarmi, Cristiano. Vai, dici, poi casomai ti rettifico umiliandoti. Dice: quando ho capito che un occhio doveva rimanere chiuso e un altro aperto per guardare in camera, ho capito come si faceva il regista. Sì, questa cosa è vera, la disse. No, però capetto pure in quale occhio, perché io all'inizio si ammaccava un naso avvicinato. Sì, lui fece il primo film e praticamente non era capace di scattare una foto. Non misero queste camere che all'epoca erano, tu mi insegni, erano cassettoni, e bastava sbagliare l'occhio da mettere nell'obiettivo che ti trovi, togliersi il respiro, ti fa una plastica facciale. stiamo parlando di Massimo Troisi, che domani avrebbe compiuto compie 60 anni, vogliamo dire così, sì che comunque è sempre per noi, con tutti noi, non è mai andato via. E come ce lo immaginiamo? Magari qualche ricciolo un po' più bianco, qualche rughetta in più. C'era un pensiero, mentre lo pesco, c'era un pensiero molto bello che hanno scritto sulla nostra pagina Amici di Massimo Troisi. Sì, magari, chissà, sarebbe uscito di scena. Sembra che lui c'è Zingariella, però, sicuramente. Magari sarebbe già uscito di scena, come lui sognava di fare, come Mina, magari nel momento di più grande splendore e di successo, sparire. E c'è Bruno Lapira, di Non ci resta che ricordarti, Amici di Massimo Troisi, che dà i suoi auguri a Massimo così. Auguri Massimo, i tuoi 60 anni li immagino con qualche ricciolo bianco in più, nelle nuove rughe che scavano il tuo viso. Forse un po' più stanco per tutti i tuoi numerosi impegni, ma quel sorriso di gioia rimane sempre uguale, con quella dolce nostalgia che ci fa stare in pace col mondo. Non passa giorno che tutto questo ci manca. Non ci manca, ci manca un nonno. Abbraccia tutti noi, Massimino, perché il tuo sorriso è il ricordo più bello. Bravo. Sorrisi. Applauso al tecnico. Ok, allora quindi la... E noi lo ricordiamo stasera, come?
in questo modo. Vai, dai. Massimo Troisi, attore. Ma che succede? È una sceneggiata. 31 dicembre, ma che fai? Mangi un panino con la mortadella? Ma quale panino? Un panone con la mortadella? Mica perché è il 31 dicembre. Come? Mica mangio un panino perché è il 31 dicembre. Mangio sempre a fare. Sempre pane e mortadella? Sempre gennaio, febbraio, marzo. E questo era Massimo, che domani, appunto, come abbiamo detto, compie 60 anni e, come ogni anno, il Comune di San Giorgio a Cremano il 19 febbraio organizza È nata una stella. Sì. È una kermesse che ricorda Massimo, appunto, un appuntamento annuale. Nel corso della giornata la città di San Giorgio a Cremano onorerà in tre diversi eventi. Guarda, quanto sono sexy quando parlo di Massimo. Che è il mio amore. Diventi sexy. Sì. Infatti adesso vai, continua. Ci saranno questi tre eventi per ricordare Massimo. Mm-hmm. Alle 16:30 il sindaco Domenico Giorgiano, come ogni anno, con una delegazione di assessori e consiglieri, renderà omaggio a Massimo deponendo un mazzo di fiori sul monumento funebre presente al cimitero di San Giorgio a Cremano. E questo è un altro omaggio per lui. Ok, e invece alle ore 20, presso la fonderia Righetti di Villa Bruno, bellissimo parco del comune di San Giorgio. Molto bello, siamo stati anche noi lo scorso anno per il Drago d'Oro. Si riuniranno, appunto, storici del cinema, scrittori, giornalisti, professori universitari, che discuteranno, appunto, della carriera di Massimo in un evento organizzato in collaborazione con il professor Pasquale Sabatino. A seguire ci sarà, diciamo, la parte un po' più di spettacolo, di varietà, presentata da Enzo Calabrese e Anna Di Chiara. Buon compleanno Massimo, dove ospiti ci saranno lo scultore amico di Massimo Lello Esposito, Edoardo Tartaglia, che abbiamo prima citato non volendo, sì. Sergio Solli, Marco Cristi, Francesco Di Vicino, Alan De Luca, Mario Maglione, Gianni Simiole, il gruppo Pietra Arsa, Mimmo Maionico e Antonio Maiello. E il quintetto d'archi Collegium Filarmonicum, uh-huh. Gran finale affidato a uno degli eredi di Massimo, un po' grande però, il comico Peppe Iodice. Appena diciamo che si sono allargati parecchio in questi giorni, in scena al Delle Palme col suo nuovo spettacolo. Che ultimamente tutti quanti stanno diventando eredi di Massimo. Sì. E poi di questa somiglianza, diciamo di questa comicità, sì, che Massimo praticamente portava in giro, non ce ne sta proprio l'ombra. No, ma neanche da lontano. Pure perché manca la semplicità. Massimo aveva la semplicità nel dire qualsiasi cosa. Provano. Invece loro non è che provano, loro studiano, no, provano a come spingersi con questa formula, ma spesso gli si rivolta contro, quindi state attenti. No, pure perché comunque ogni cosa che fanno è preparata, mentre Massimo non preparava nulla di queste cose. Questo allora era il nostro ricordo per Massimo. Ciao Massimo, comunque tu sia il nostro pensiero migliore. Ciao.